Siamo qui con Ennio Rortorti e partiamo con il mondo dei supereroi. Il professor Xavier negli X-Men. Beh, sono molto affezionato a quel personaggio, i motivi sono diversi. Il primo motivo è che è un grande attore di teatro, un grande attore shakespeariano. Un attore peraltro che ho visto anche recentemente, sempre in internet, che a Londra interpretava Inaspettando Godot insieme a Ian McKellen, che sarebbe il Magneto, interpretava Aspettando Godot in un modo sublime. Quindi il mio amore per quell'attore è anche un amore di collega di teatro classico, perché tanto è vero che nell'ultimo dove muore poi, c'è un momento in cui impazzisce e recita come recitasse in teatro, e viene fuori proprio la sua preparazione accademica, direi così, di attore. Poi naturalmente perché il film è sempre stato dall'inizio un film fatto estremamente accurato e poi soprattutto il personaggio che interpreto io è un personaggio di una profonda umanità, anche se filtrata da un'intelligenza esasperata, portata proprio al massimo delle sue possibilità, e quindi questo mistero dell'essere umano anche nei momenti in cui gestisce il proprio potere intellettivo in modo così assoluto e forte mi ha sempre affascinato, e quindi questa cosa mi ha fatto amare particolarmente questo personaggio. Nell'ultimo che abbiamo fatto viene fuori anche la sua estrema solitudine, viene fuori la sua fragilità maggiormente che negli altri film, e questo me l'ha ancora di più fatto amare. Naturalmente è sempre mediato dal fatto che tu sai che quello è un attore, non è il personaggio, ma il momento che stai doppiando ami sia l'attore che il personaggio. Sempre di supereroi, un altro classico, Lex Luthor nella serie animata di Superman. Anche Lex Luthor è stato molto divertente, come sempre con i cartoni animati. Poi io da ragazzo, ero molto ragazzino, insomma, il mio fumetto più amato era proprio quello che si chiamava Rainbow Kid, che poi sarebbe Superman, ma si chiamava Rainbow Kid all'epoca. E quindi Lex Luthor, quando me l'hanno proposto, mi è piaciuto molto farlo, anche se magari mi sarebbero piaciuti altri personaggi, ma Lex Luthor era un cult per quanto mi riguardava, e quindi mi sono divertito. Il cattivo, me ne fanno fare spesso i cattivi, Lex Luthor è proprio il cattivo classico, e quindi ti diverti ad andare a trovare dentro di te cose che magari nella vita non ti capita di usare, ma che ci sono naturalmente, e quindi mi sono molto divertito. È stato anche un modo per rinfrescare la mia, diciamo, ingenuità di ragazzino che si lasciava trasportare da queste storie così fantasiose ma affascinanti. E quindi è stato uno strano divertimento, perché aveva con sé anche un mio passato da fruitore di. Tuo figlio Emiliano invece è stato sempre Lex Luthor, ma in Smallville. Gli hai dato qualche consiglio prima che cominciasse? Ah no, Emiliano a quel punto già era tecnicamente preparato. Io poi, mio figlio quando lavora con me, continuo a fare quello che posso per ottenere da lui il meglio, anche se poi devo fare poco, perché lui è molto bravo a essere al massimo delle sue possibilità. Naturalmente, avendo insomma cominciato con me, studiato con me e capito con me quanto era bravo, perché lui ha un talento naturale che neanche sapeva di avere, naturalmente me ne accorsi io quando mi chiese di impostargli qualcosa per lo spettacolo della scuola, e cominciai a lavorare con lui su una scenetta che avevo fatto con Fiorenzo Fiorentini, una scenetta divertente da spettacolo, e mi rese conto subito di che talento meraviglioso che aveva. Quindi gli chiedevo subito di fare cose importanti, anche precorrendo anche delle tappe che tecnicamente andavano rispettate, e quindi andando avanti, crescendo e studiando insieme a me, ha imparato e le ho insegnato, credo, a essere estremamente severo e richiedente il massimo verso se stesso, e lo fa, quindi consigli no. Poi soprattutto quando si tratta di interpretare un ruolo, dare consigli è sempre assurdo, anche perché
Luthor va visto dal suo punto di vista, dalla sua emozione, dal suo stato d'animo nei confronti di quel personaggio. È il suo Luthor, non è il mio, quindi consigli già gli eravamo dati quando parlavamo di questo mestiere in generale, gli insegnavo ad essere il personaggio e quindi in realtà non, come si dice, a entrare nel personaggio, ma a fare in modo che il personaggio prendesse, si sviluppasse dentro di lui e quasi lo possedesse. È il personaggio casomai che entrava in lui, e questo lui lo sa benissimo, lo fa sempre in modo bellissimo, straordinario. Sempre animazione, parliamo adesso della Disney. Il soldato Yao, il re della roccia in Mulan. Vabbè, quello è uguale, è lo stesso discorso. Non è un non è un personaggio che conoscevo, quindi è stato divertente scoprirlo lì per lì, cosa diversa appunto da fare personaggi che invece conosci come Lex Luthor eccetera. E quindi è il divertimento, come dire, anello dopo anello nell'andare a scavare bene dentro questo personaggio assolutamente inventato, assolutamente proposto in quel modo, dandogli quelle sfumature che comunque appartengono al mio mondo e alla mia sensibilità. Però quello viene automaticamente nel momento che io mi metto in gioco e quindi muovo le mie emozioni, i miei stati d'animo. Un personaggio divertente, carino. Non è che ricordi esattamente bene che cosa è successo quando l'ho fatto, mi ricordo che mi sono divertito. Mi ricordo molto più facilmente alcuni personaggi della mia carriera, perché le emozioni che ho passato mentre li interpretavo mi si sono fotografate proprio nell'anima e quindi mi basta poco per riviverle. Sempre di Disney, ti ricordi invece di Kerchak, il gorilla in Tarzan, un personaggio molto profondo. Ecco, stranamente lì mi ricordo molto bene invece quello che provavo mentre lo doppiavo, a parte il fatto che l'attore che doppiavo, in realtà era, il personaggio sì è finto, ma in realtà l'attore che dava la voce in originale è un attore che avevo molto spesso doppiato, che era Lance Erickson, con questa bella voce profonda. Ma quello che mi ricordo è l'estrema emotività che avevo mosso, questo padre saggio e anche stanco, però pieno di amore, di un amore molto poco sovrastrutturato. E mi ricordo che, essendo appunto un animale fondamentalmente, ho dovuto lavorare proprio nella, come posso dire, nella purezza dei sentimenti. Il sentimento dell'amore paterno vissuto così è stato molto bello viverlo, perché nella vita purtroppo abbiamo un senso di responsabilità, per fortuna, senso di responsabilità, anche il senso di giudicare quello che diciamo, quello che facciamo. Siamo un po' sovrastrutturati, essendo esseri pensanti, dobbiamo esserlo. Ma è stato divertente invece andare proprio nell'emozione pura, piena, quasi non mediata dal cervello. E quindi questo è stata un'esperienza che ricordo molto bene e che ogni volta che me ne parlano rivivo in qualche modo quell'emozione che provavo facendolo. Invece Gaspare, sempre personaggio Disney, che ha interpretato sia nel sequel animato ma anche nel film live action La Regga dei 101. Ecco, quello pure mi ricordo, ma quello mi ricordo perché mi divertivo come un pazzo, perché sono questi personaggi comici, divertenti, teneri poi nella loro cattiveria usata male, nel loro voler essere cattivi a non riuscirci, nel loro essere poi fondamentalmente fragili come ogni essere umano, e quindi buffi proprio nella loro, come posso dire, inadeguatezza al ruolo che si sono dati. E sì, me lo ricordo come un grosso divertimento, questo spilungone strano, questo personaggio inventato, ma che in realtà, andando a pescare bene, ho conosciuto gente così, insomma, gente con questa fisicità buffa teneramente, però sgraziata anche mentre era buffa e tenera, insomma. Quindi complesso anche quello come personaggio, anche se naturalmente minore, però mi dava soddisfazione, sì, vivere questa dicotomia tra una protervia apparente, una cattiveria e poi invece una inadeguatezza, una sensibilità anche nello sbaglio, diciamo così, che poteva di volta in volta avvenire quando voleva essere cattivo ma non ci riusciva. Quindi sì, anche questo è un bel ricordo, devo dire. Ultimo ruolo dell'animazione, te le chiedo, è Bao Bao, il cattivo in Nightmare Before Christmas. Mi ricordo di tutti i personaggi che mi hanno molto divertito, che mi hanno lasciato
proprio la conferma dell'aver scelto bene questo mestiere, perché Bau Bau lo ricordo perfettamente, questo sacco di vermi, che alla fine insomma si capisce che è un sacco di vermi. Insomma, ecco, identificarsi con un essere che in realtà è un sacco di vermi è divertente, perché devi andare a trovare dentro di te l'orrore, quasi, però un orrore divertito. In fondo questa specie di, come dico, buffa cattiveria anche in questo caso, ma in questo caso ancora più goffa di quanto fosse invece in Gaspare, questa specie di... Posso dire, sai cosa mi ha ricordato mentre lo facevo? Mi ricordavo un po' di Ollio, Stanley Ollio, no? Questo ballonzolare, questa cattiveria però un po' cialtrona, un po' carnascialesca, insomma, un po' grassa, un po' informe, deforme, anche se corposa. E insomma, no, è stato molto divertente, anche quello me lo ricordo molto bene. E anche lì ogni tanto mi dico, mi vogliono rivedere Nightmare, perché insomma è un bel ricordo di averlo anche visto il film quando poi lo andai a vedere. E quindi fa parte di quel ricordo di quello che hai fatto che ti fa pensare che hai fatto un bel percorso nella vita. Chiudiamo con un attore in carne e ossa, l'agente Smith in Matrix. Vabbè, lì tocchiamo un tasto importante, nel senso fa parte di quei ruoli che insomma sono pietre miliari per il mio percorso, come lo è stato Marlon Brando in Apocalypse Now Redux, solo che lì è un altro discorso, ma questa macchina perfetta, questa macchina che è talmente macchina da riuscire a provare anche emozioni umane, anche se non sono umane, è una cosa strana, perché poi questo mi fu assegnato dal grande Pino Colizzi, perché venne qui, proprio in questo teatro, a vedere A Cena col Diavolo, dove io facevo Talleyrand, che è questo ministro degli esteri di Napoleone, di Re Luigi XVIII, cioè questo lestofante, questa intelligenza fredda, e lui mi ricordo che rimase talmente colpito, che ho visto degli occhi tuoi, in certi momenti mi ha messo paura in questa tua gelida cattiveria e questa tua gelida determinazione, e quindi ti ho fatto fare quel personaggio. Quindi è legato proprio a un percorso che avevo fatto teatralmente, ma poi in un teatro realmente cinema, che è quello nostro, che è un teatro dove non devi portare la voce come nei teatri grandi, stai quasi in un set perché il pubblico è attaccato. E quindi aver fatto poi Matrix, cioè aver capito che fondamentalmente il problema della freddezza che sia applicata a un essere umano come quello, che ha una testa particolare, o applicata a una macchina, però la freddezza in fondo è un sentimento che appartiene alle macchine tanto quanto appartiene all'essere umano quando diventa macchina. Beh, insomma, poi noi sappiamo purtroppo nella storia dell'umanità gli esseri umani sono diventati macchine infernali, i nazisti sono state macchine infernali che hanno, come dire, fatto qualcosa di, a noi sembra inumano, quando vediamo quelle cose che hanno fatto diciamo questo non è umano, la tragedia è che è umano, e quindi vuol dire che in noi c'è anche questa freddezza da macchina, ed è quella che io ho cercato di muovere facendo questo personaggio. E devo dire che mi ha veramente affascinato anche l'immagine che dentro di me avevo di questa sua azione, era come un, come posso dire, come un rasoio, il nitore di un taglio di un rasoio. Sì, c'è un bellissimo ricordo, tre film, ogni film mi ha dato un'emozione, naturalmente il primo più di tutte, e l'ultimo nella fase finale, quel perché finale l'ho trovato straordinario. Credo che siano tre film che hanno segnato veramente una svolta anche nella filmografia e in qualche modo anche nella filosofia del nostro vivere. Bene, ringraziamo Ennio Tortorti. Grazie a voi.